Il nostro amato Papa, Papa Francesco, di recente ha telefonato alla signora Maria Morricone, vedova del maestro Ennio Morricone, che è morto da qualche giorno ormai. Una telefonata piuttosto breve, non troppo lunga, ma molto affettuosa nei toni, da come l'agenzia ANSA ci informa. Per confortarla, per assicurarla che avrebbe pregato per lei, cioè per lui, per Ennio. Anche il Pontefice Massimo dunque ha fatto sentire la sua vicinanza alla buona famiglia con una telefonata che si è verificata nel tardo pomeriggio. Bergoglio ha parlato per qualche minuto con Maria, una conversazione ricca di affetto, di vicinanza, di stima, di, ripeto, affetto, nel quale il Pontefice Massimo ha assicurato le preghiere per Ennio. I coniugi Morricone e Papa Francesco si sono, vi ricordo, conosciuti in maniera personale, come ha fatto sapere Gianfranco Ravasi, in occasione di una messa composta dal maestro per il bicentenario della ricostituzione della Compagnia del Gesù. E Morricone, in un'intervista per i 90 anni, aveva raccontato di aver pianto ben 2 volte nella vita, per Mission e addirittura per Papa Francesco, il vicario di Cristo per eccellenza. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Iscrivetevi se vi va, commentate. Un salutone caro da Leandro, narratore italiano di YouTube Italia.